Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in via San Gaetano, coinvolte due autovetture. Come possiamo vedere, una che si è ribaltata sul proprio fianco sinistro. Adesso vedremo meglio la situazione. Allora, le vetture coinvolte sono una Ford Focus e una Lancia Y. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sul posto sono infatti presenti sia la Polizia di Stato che la Polizia Municipale. Secondo una prima dinamica, la Ford Focus che vediamo qui in primo piano era parcheggiata, mentre la Lancia Y, che è l'autovettura capottata, era in transito, in discesa, almeno così sembra di capire da una prima analisi, in discesa lungo questa via San Gaetano, quindi da Alcamo verso Alcamo Marina. Il bilancio è di un ferito, almeno in condizioni sembra non gravi. Vediamo da quest'altra prospettiva. Questo si conferma un tratto stradale molto molto pericoloso e ricordiamo che proprio sulla strada provinciale 55 Alcamo Marina, quindi il proseguimento di questa via San Gaetano, sulla strada provinciale 55 poche notti fa si era verificato un gravissimo incidente stradale con diversi feriti. Chiaramente gli effetti dell'incidente stanno avendo delle ripercussioni sulla viabilità, perché intanto occorre effettuare i dovuti rilievi e bisogna poi rimuovere i mezzi coinvolti e i detriti dalla carreggiata. Si spera naturalmente che la persona coinvolta non abbia appunto riportato delle gravi ferite, è stato trasportato con il 118 all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Rimaniamo quindi in attesa di conoscere meglio le sue condizioni di salute.